amici, oggi voglio parlarvi degli svizzeri, dei nostri amici elvetici. Perché? Perché poveri, è successa una cosa, ragazzi. Brutta? La settimana scorsa. Cosa brutta? Il governo svizzero ha approvato il salario minimo garantito per tutti i lavoratori. Buono. Però, ragazzi, una miseria. Sì? 3.500 euro al mese. Quanto? 3.500 euro. Sì, ma Corrado, voi non dovete pensare a voi stessi che fate la raccolta punti per comprarvi le padelle antiaderenti. No, io lo zaino ho fatto. Ho fatto lo zaino. Che ne sapete voi di come vivono gli svizzeri? È vero, cioè, questo pure è per vero. Noi sono soldi, per loro un'elemosina. Sì, eh. Allora, governo, se proprio volete aiutarli, sono altre le iniziative da prendere. Tipo? Tipo, l'ho pensata una, mi sembra giusta, l'introduzione del Rolex di cittadinanza. Beh, certo, è certo. Ragazzi, sono svizzeri, quella è una misura a sostegno delle famiglie monoreddito svizzere che si trovano spesso nella condizione drammatica di dover rinunciare al macchinone, allo Spider, per comprare poi un'auto. Una macchina, sì, modello base, utilitaria. No, la Jaguar, sì, tipo. No, un'utilitaria da regalare ai figli per andare a scuola. Certo, ma ci rendiamo conto. Beh. Allora, con il Rolex di cittadinanza. Sì. Poveri che bella svizzeri, figura. Le famiglie composte da 4 persone potrebbero accantonare i soldi per le emergenze, tipo quei 50-60 mila euro. Butta via. Vabbè, che servono se hai bisogno all'improvviso di un dentista. Svizzero. Sì, giusto, hai capito, Mauro, tu mi stai capendo. Se si rompe la sauna. Svizzera. Per un viaggio improvviso in Polinesia a Capodanno. E non te lo vuoi fare? Visto che d'inverno in Svizzera fa freddo. Poveri, poveri. Raga, dovete ragionare da svizzeri. Inizio a capire, Cioè. 3.500 euro mensili sono il minimo per potersi permettere proprio le cazzatelle, no? Sì, tipo, sì. Per tirare la cinghia, una bottiglia di sassicaia da 300 euro a settimana. Ma certo. Perché se vai in un ristorante svizzero, caro Corrado Nuzzo, non è che puoi prendere il vino nel cartone. Io me lo porto dall'Italia. Certo. Nel cantone lo prendo. Ecco, due calici di vino buono, lo devi bere. Lo devi bere, certo. Che cavolo, quelle quattro ostriche, quei miseri 50 grammi di caviale beluga. Non te li vuoi fare? E non li vuoi mangiare. Non te li vuoi fare, certo. Almeno il venerdì che si mangia pesce, non dico. Certo, tutti allora, giorni. Governo svizzero, aiuta per favore gli svizzeri. Cioè, a loro basta un foulard di Hermès per rischiare di non arrivare alla fine del mese. Siamo con voi. Pensate al commesso del negozio tutto un franco, no? Povero. Con 3.500 euro al mese a Ginevra, non ce la può fare. Che ci può fare? Aiutateci per favore, svizzeri, ad abolire la povertà, almeno dalla Svizzera, no? Giusto! E che brava cavolo. Maria, dai, brava. Impegniamoci tutti! One, two, radio, three.